La Romagna siamo noi vi ha offerto da Centrale del Latte di Cesena, latte e formaggi gelati di Romagna, così buoni da lasciare traccia. La Romagna siamo noi, siamo veri romagnoli, per la vita che tu vuoi, uniamo i nostri cuori, un lavoro e libertà, famiglia, fede e orgoglio. La Romagna siamo noi, domani è il nostro giorno. Bentrovati e grazie di averci scelto in questo lunedì 24 novembre, andiamo rapidamente verso l'ultimo mese dell'anno, che poi dove c'è anche Natale. Ospite della Romagna siamo noi, un personaggio importante, Ivo Angelini, che è stato presidente del Tiro Segno a Ravenna e oggi consigliere nazionale dell'Unione Italiana Tiro Segno. Ma non finisce qui, perché lui è anche presidente di Ravenna Cammina, sì. E poi organizzatore di una cosa bellissima, che è un torneo nazionale di pallavolo per ragazzi disabili. Poi spiegheremo. Grazie prima di tutto, Ivo, di aver scelto di venire, perché non tutti se la sentono, anche se è una cosa molto, molto normale. Però prima di parlare di tutte queste belle cose, da Tiro a Segno, dalle passeggiate in Ravenna e di questo torneo, io vorrei, la gente, me lo chiede la gente, noi vorremmo capire di più chi è seduto lì davanti a te. Allora, Ivo, dove nasce Angelini? È un cognome romagnolo? Sì, nasco a Ravenna da babbo forlivese e da, da Busecchio, nato. Ma guarda. E da mamma, proveniente da Cervia, quindi questa doppia anima ravennate forlivese dovrebbe essere un pochino tormentata dentro, o no? Ma non tormentata, è che quando incontro dei vecchi romagnoli mi dicono: ma a dialetto scorre te, che un scappello che c'è un po' di influsso da una parte, sì, e dall'altra. C'è un po' di misto, sì. Quindi fratelli, sorelle, figlio unico? No, avevo una sorella che purtroppo è morta 13 anni fa. Più grande? Era più grande di me, aveva 13 anni più di me. Quindi è stato un po' coccolato, un po' dalla sorella. Sì, direi di sì. Direi maschio che, di famiglia. Sì, beh, la mia sorellina mi coccolava e poi tra l'altro i miei cinque nipoti, praticamente la più anziana, che purtroppo è morta anche lei, aveva più o meno la mia età, quindi coetanei, Ivo ha cominciato a chiamarmi verso quando sono diventati grandi, altrimenti ero Ivo e basta. E a scuola come, che scuola ha fatto prima di tutto? Ah, beh, il classico IT, indirizzo chimico, e poi dopo mi sono fermato. Così, ma l'istituto tecnico forgia delle personalità abbastanza quadrate, di solito, dicono. Sì, direi di sì. Sono abbastanza quadrato. Con successo quadrato. Gli studi, o ero un ragazzo un pochino da tenere a freno? No, con successo. Direi che sono andato senza lode, senza infamia, sì. E dopo è cominciato il mondo del lavoro? Dopo è cominciato il mondo del lavoro, ho iniziato a lavorare alla Cabot. Carbon Black, produzione di nero di carbonio, per 20 anni. E poi ho cambiato, sono andato a lavorare alla Norit, diciamo sempre il colore del prodotto nero, perché è carbone attivo, diciamo un po' di differenza, e ho lavorato 20 anni anche lì, più o meno 19-20 anni. Quindi si è conclusa da poco la vicenda lavorativa? Sì, da 4 anni. VIP. Io dico VIP, ma vecchio, sì. In pensione vuol dire. Certo, me lo sono immaginato. Quindi questa attività di cui noi parliamo, che non ha niente a che vedere col carbone, ma ha a che vedere con una passione, quello del tirasegno, o quella del camminare, da una recente scoperta che adesso va di moda, per la salute e tutto il resto, questo ne parleremo dopo. Nel frattempo, avanti e indietro nel mondo e in Italia, no? Ha trovato il tempo anche per innamorarsi, Ivo, una donna nella vita? Ho una donna nella vita, Maria Grazia, mia moglie, da ormai 35 anni e qualche mese, quindi da un po' di tempo. Qualche anniversario ormai. Sì, l'abbiamo già fatto il 29 di settembre, e ho due figlie. Femmine, tutte femmine, tutte in femmine, casa? Tutte femmine. Ho un gatto maschio, fino a quando non lo castriamo, perché sennò è un disastro.
ragazzi sterilizziamo. E le figlie hanno seguito le orme del padre? No, le figlie, ambedue all'università, una è laureata in... a 31 anni, è laureata in interpretazione, quindi in lingue, E lavora diciamo nelle ditte di offshore che hanno bisogno di avere della gente che capisce bene la lingua, perché lì sbagliare un aggettivo è un dramma. Esatto. L'altra, la più piccolina, Chiara, ha 26 anni e è laureata in criminologia. Porca miseria, bisogna stare attenti in casa, perché non lo potete mica passare lì, capisce da un chilometro le intenzioni. Sì. Bene, quindi non siamo ancora nonni, da quel che capisco. No, ma ho paura che non ne abbia neanche una grande intenzione. Ma dopo le cose lì arrivano in 4-4 ore. Quello è vero, quello so presto. Diciamo che io non chiedere degli hobby che ne abbiamo già del tempo da passare, ma no, non so, gioco anche a tennis, va anche in bicicletta, nuoto, squadra, la squadra del cuore. È una squadra che purtroppo ha avuto un picco, ma poi è l'Inter. L'Inter. Mio babbo state era dell'Inter, soffrendo, tanto. Diciamo che la primavera sta andando bene. Vabbè, l'ultima domanda personale, un ballerino o no, Ivo? No. Neanche Maria Grazia? No, Maria Grazia proprio assolutamente. Vabbè, io, quindi, allora, mi arrangiavo, con i lenti, ma dai, non so se vadano ancora adesso. No, vanno ancora di moda, ma quando uno ha già venduto il cuore, quindi non è che possa approfittarsene se la moglie non viene lei a coltivare questa passione. Allora, perché ho chiesto? Perché io ho un gruppo di canterini e ballerini, un gruppo folcloristico, Baruzzi di Imola, Saltarello imolese. Vabbè, io sono di Forlì, lui è di Ravenna, andiamo a Imola, andiamo. Fuori zona, vediamoli.